Questa filosofia deve essere quella del passato. Niente, siamo già ripartiti, si sta costruendo una squadra, ripeto, con l'ossatura di quella dell'eccellenza. Inseriamo dei giovani, questo è importante, certo. Partiamo con le stesse mentalità e con la stessa, diciamo, come si dice? Senza fare proclami, stando con i piedi per terra. Bravo, piedi per terra, ma soprattutto facendo non del professionismo, certo, ma sempre dilettantismo, cioè allenarsi la sera, non cambiamo niente, noi, certo, la nostra filosofia deve essere quella del passato. Faremo gli allenamenti la sera notturni, gente che lavora viene, certo, si prova questa avventura con questo importante. Ed è questo qui importante, anche se bisogna avere un occhio di riguardo proprio alle quote, in Serie D ce ne vogliono 4. Sì, appunto, siamo già mossi, comunque ci muoviamo in questo senso, prendere ragazzi giovani, possibilmente ecco, della zona, magari di Arezzo, di Siena, Perugia, insomma tutti i ragazzi della magari zona. Si guarda con un occhio anche a Sansepolcro. Sansepolcro abbiamo preso Malentacchi, insomma si sta muovendo in questo senso. Siete vigili sul mercato, Sì, ma ancora è un cantiere in movimento. Un cantiere in movimento, insomma. Perché in costruzione, ancora non abbiamo finito tutta la campagna. Certo, il tempo rimane, c'è sempre fino alla metà di settembre. Sì, il 17 settembre c'è. Poi nel mezzo ci sono queste. Comunque i nostri programmi sono questi. Allora, confermata la squadra di anno, in buon parte, l'inserimento di alcuni giovani e più ci manca ancora due pedine importanti, di categoria soprattutto. Di categoria. Si sta cercando e cercheremo di avere questi due elementi, di dire. Di poter allestire una squadra, certo, competitiva. Certo, per quello che è l'obiettivo. Per quello che è l'obiettivo. Certo, la cosa che è proprio, che non sappiamo neanche il girone dove ci metto. Cioè, se sarà il girone della Romagna. Della Romagna. C'è il rischio di incontrare Cesena e Modena. Cesena, Modena. Però se squadre blasonate verso il Lazio però non abbiamo paura di nessuno. Certo, avete dimostrato sul campo del resto. Questo è tutto. Grazie direttore. Grazie a lei. Grazie.